porca miseria, che caldo. Ah, meno male che ho l'aria condizionata. Ah, adesso è bello fresco. Ma che è sta puzza? Ma che cosa mi devo inventare per fare la intro del video? Ciao ragazzi e bentornati. Come tutti abbiamo potuto constatare, in questo periodo fa molto molto caldo. Tutti quanti cerchiamo di trovarci un posto al fresco, di viaggiare al fresco in macchina. E ultimamente devo dire che il condizionatore dell'auto l'ho usato parecchio. Però in questi giorni qua ho notato che quando lo accendo oppure quando lo spengo si sente proprio quell'odore stantio che è presente dentro le tubazioni dell'auto. Quindi ho deciso di porre rimedio, perché sono proprio stufo di sentire questa puzza che esce dalle bocchette dell'aria. Qualche giorno fa su Amazon ho trovato questo prodotto molto interessante. Ho deciso di acquistarlo e di provare a vedere come funziona. È un prodotto che serve per disinfettare praticamente le tubazioni e rendere l'abitacolo con un profumo un po' più gradevole. Adesso vediamo insieme di che cosa si tratta. Vedete se ne hanno messo di scorta. Eccolo qua, il prodotto che ho trovato su Amazon si chiama Odorbacked Out ed è un prodotto della Mafra. Già in passato ho acquistato dei prodotti di questa azienda e devo dire che mi sono trovato molto bene. Oggi voglio provare questo per igienizzare al meglio l'impianto di climatizzatore dell'auto e togliere questo cattivo odore fastidioso che è presente quando uno accende il climatizzatore oppure quando lo spegne. Ho letto le istruzioni di utilizzo e mi dicono di posizionarlo ai piedi del lato passeggero, ma magari io lo posiziono nei sedili posteriori perché è un po' più largo e quindi riesco praticamente a espandere meglio il prodotto. Devo comunque utilizzare il ricircolo perché lui deve entrare bene dentro le condutture e deve riuscire a eliminare tutti i batteri che sono presenti dentro l'abitacolo. Adesso vediamo insieme come funziona. Allora, come dicevo prima, le istruzioni mi dicono di posizionarlo qua davanti, dove ci sono i piedi del passeggero. Ma siccome il mio climatizzatore ha anche delle bocchette sui sedili posteriori, preferisco metterlo lì. Così evito che il prodotto comunque vada direttamente a spruzzare sopra le plastiche, che sinceramente non mi piace molto. Come potete vedere, dietro ho queste bocchette dell'aria condizionata. Quindi pensavo di mettere il prodotto qua davanti, di modo che una volta azionato lui entra direttamente dentro il condotto e inizia a fare il suo lavoro. Le istruzioni dicono di lasciare agire il prodotto circa 10 minuti, dopodiché bisogna praticamente aprire tutte le portiere della macchina e far arieggiare l'abitacolo. Adesso spengo e vediamo il risultato.
Devo dire che il profumo che si sente adesso è molto buono. Io ho scelto la profumazione di talco, ma voi potete scegliere quello che volete. Ho visto che ci sono diverse fragranze, ognuno sceglierà la sua. Adesso non mi resta altro che aspettare e vedere quanto dura poi questo prodotto e questo profumo dentro l'auto. Speriamo che il lavoro che ho fatto oggi duri un pochettino, almeno così posso dire se il prodotto che ho acquistato è valido oppure no. Tutti quanti noi comunque facciamo la manutenzione all'auto, controlliamo il livello dell'olio, lo stato, l'usura dei pneumatici, ma sovente ci dimentichiamo di controllare anche l'impianto di climatizzazione. In questo caso appunto di igienizzare anche l'abitacolo e i condotti. E questo video comunque è finito. Spero vi possa essere stato d'aiuto in qualche modo. Se vi è piaciuto lasciate un like oppure scrivete sotto nei commenti come fate voi a igienizzare la vostra auto. E vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E seguitemi anche sulla mia pagina di Instagram. Ciao a tutti!